Ma intanto noi non entriamo nel merito delle indagini, quindi non facciamo commenti, non ci esprimiamo sulle indagini che dovranno concludersi e poi dovranno sfociare eventualmente in un processo. Quindi su questo noi manteniamo la nostra linea, che è la linea di attenzione verso il Parco delle Cascine, che è il Parco dei Fiorentini, per renderlo sempre più accogliente, funzionale, sicuro, bello, puntando sulla vivibilità e vitalità del Parco delle Cascine. Questo è il nostro obiettivo, non è scappando via. Potrei firmare un'ordinanza, come qualche sindaco magari ha fatto, e dire: signori, a tutti i fiorentini, non uscite di casa, così mi libero di tutte le responsabilità. Ma cosa serve, come dire, avere i guanti bianchi se poi si mettono in tasca, come diceva il grande Don Milani? Noi ci dobbiamo mettere in gioco e quindi mettiamo la nostra faccia e la responsabilità sul rilancio delle cascine. Il tema purtroppo della prostituzione è vecchissimo. Si narra che perfino il grande Čajkovskij, Prostituzione minorile, direi. compositore nella metà dell'Ottocento, tra i più grandi, frequentasse le cascine per approfittare purtroppo dei giovanissimi. È una giustificazione? No. Però non è che il problema nasce con la giunta Nardella, è un problema grossissimo che va avanti da decenni, per non dire secoli, e al quale noi chiederemo alle forze dell'ordine di prestare la massima attenzione.